Il libro è la storia di Antonello. Antonello è un bambino vivace, felice, e che gioca scalzo nella sua Caputaquas, un paesino piccolino, frazione di Carbonia. E un bel giorno muore il suo eroe, un grande eroe, e da allora smette di giocare, ma smette anche di studiare, smette, si ritrova così spaesato in questo posto che non è più suo ormai, e scappa, va via in cerca di qualcosa che nemmeno lui lo sa. E poi a un certo punto si trova in un bivio e deve scegliere, e sceglie una strada, sicuramente la più difficile, ma lui non lo sa. Punto, pane e zucchero. Allora, l'idea è nata durante l'ultimo lockdown, su un progetto che Sandro aveva in mente già da tanto tempo. E quindi, cogliendo l'occasione di quel periodo di isolamento, ci siamo messi a scrivere. È durato parecchio perché ecco, siamo riusciti a farlo uscire adesso su Amazon. E quindi sicuramente 2 anni, 2 anni e mezzo, perché insomma io non sono una scrittrice, sono una persona che con Sandra ha scritto un libro. È stato quindi un percorso anche di studio, di ricerca, è stato abbastanza impegnativo perché abbiamo cercato di offrire un qualcosa che sia piacevole, che sia un'esperienza emotivamente coinvolgente. Ed è la storia, appunto, come ha descritto benissimo Sandro, di questo bambino, ed è un racconto, diciamo, un romanzo ispirato alla vita di Sandro, all'infanzia, fino alla prima giovinezza. Quindi una storia un racconto, un romanzo di formazione, di crescita. Bello. E poi, insomma, alla fine c'è proprio l'approccio al cinema, ma è proprio uno sfiorare il mondo del cinema. Quindi è stata una bellissima esperienza. La soddisfazione principale nello scrivere è mentre lo scrivi. Ci teniamo a ringraziare il Libro, nostro ovviamente. amico Alessandro Cao, che ha fatto la nostra copertina, che è molto evocativa, semplice, disegnata a matita. Quindi è come romanzo, ha qualcosa di autentico, di vero.